comincerei subito questa seconda tavola rotonda sentendo un po' Betty Cagna di Zurich su un aspetto che contraddistingue un po' le scelte di allocazione delle compagnie di assicurazione. Infatti, insomma, nella gestione di investimenti assicurativi non è sufficiente considerare gli effetti mark to market, ma assumono grande rilevanza anche tutti gli aspetti contabili, gli impatti contabili sui requisiti di solvibilità, e di conseguenza volevo capire con te quali sono le scelte che state implementando per migliorare il profilo di rischio rendimento del vostro portafoglio. Grazie dell'invito, sempre un piacere essere qui, buongiorno a tutti. Allora, in realtà le scelte che non stiamo facendo delle scelte in questo momento, cioè il portafoglio in questo momento e le cose che stiamo facendo derivano da scelte fatte a monte, perché la strategic asset allocation è comunque una scelta di lungo periodo che dipende dall'appetito per il rischio, dal capitale atto a coprire quel rischio, e da questo discende la struttura dell'asset allocation target, che è comunque una cosa di lungo periodo. Quello che le scelte che vengono fatte nel durante sono le scelte tattiche di analisi della situazione, reazione al momento, come in questo momento chiaramente ci è cambiato il mondo. Fino all'altro giorno avevamo dei flussi costantemente positivi che ci creavano dei problemi perché andavamo a investirli a tassi molto più bassi di quello che era il rendimento della gestione separata. Adesso il mondo è alla rovescia e quindi stiamo sperimentando una cosa completamente nuova. Ma la strategic asset allocation non è modificata, resta quella. Che cos'è che è cambiato? Allora, noi, è chiaro, la parte, diciamo, di contabilità, la parte di solvency è importantissima e definisce diciamo, gli ulteriori limiti nella definizione dell'asset allocation strategica. Faccio un esempio. Il fatto che avere dell'equity, e io come ex gestore equity, perché nasco come gestore equity, io proprio ce l'ho nel cuore, il fatto di avere così poco equity deriva dal fatto di quanto è caro avere l'equity in termini di capitale, perché la capital consumption è enorme. Sul long term equity io continuo ad aspettare, però ho sempre l'impressione che sia come quel bellissimo cartello che c'era in un'enoteca una volta: si fanno gli sconti solo ai novantenni accompagnati dai genitori, quindi probabilmente questa cosa non arriverà mai. Quindi diciamo che nel momento in cui ci sarà e sarà possibile implementarla realisticamente, allora ci faremo una pensata, ma per il momento no. Quindi cos'è che stiamo facendo veramente? Stiamo gestendo, mantenendo l'obiettivo di strategic asset allocation, ma stiamo gestendo una realtà di flussi negativi, di flussi netti negativi, basata sul fatto di avere comunque preso dei rischi in modo estremamente giudizioso, soprattutto dei rischi di liquidità, ma è una cosa che è stato costruito negli anni, un portafoglio così liquido. Il vero problema in questo momento non è tanto la liquidità del portafoglio, perché io potrei vendere l'80% del mio portafoglio in una settimana. Il vero problema sono le minusvalenze. Quindi, cioè, è quello il problema. Cioè, è il fatto che non è così semplice e gestibile dal punto di vista commerciale uscire magari nelle classifiche con un bel rendimento negativo della gestione separata. Non è mai successo neanche con la Grecia, e quindi, cioè, pare queste, insomma, la prima volta, forse succederà, però speriamo di non dover, cioè, non succederà adesso. Quindi bisogna distinguere quella che è una rappresentazione della realtà come la contabilità, l'accounting, e da quella che è la realtà, cioè la mappa non è il territorio. Nel territorio si vive, la mappa è una rappresentazione, peraltro anche abbastanza statica in quel momento, e diventa vecchia 2 secondi dopo, così come diventa vecchio 2 secondi dopo il bilancio, dopo che è uscito. Quindi in realtà quello che stiamo facendo è adeguarci. Come ci troviamo? Ci troviamo in una situazione in cui, pur non avendo inserito nei portafogli una quantità di scriteriata di liquidi, cercando di rincorrere lo yield enhancement eccetera, quindi non ne abbiamo molti, però siccome il portafoglio si sta restringendo, per effetto passivo chiaramente il peso di questi liquidi si sta alzando, e quello che noi vogliamo mantenere è appunto la liquidità. In questo momento è la chiave, è assolutamente la priorità. Quindi in modo, diciamo, molto chirurgico, in questo momento stiamo riducendo l'esposizione in alcuni liquidi e
facendo un ribilanciamento del portafoglio in modo da avere, da ridurre l'impatto delle vendite che abbiamo dovuto fare da inizio anno per finanziare le uscite e costruire un portafoglio che sia in grado di reggere un colpo analogo, cioè diciamo che abbiamo proiettato nei prossimi mesi quello che è successo negli scorsi mesi. E questo è il base case, con una, diciamo, un po' di margine di fatta sulla base di un po' di stress test. Quindi questo è quello che stiamo facendo, per la verità. Con Ettore Turrina invece vorrei condividere un po' la considerazione che ormai, insomma, ormai 5 anni fa avete lanciato la gestione separata con fondo utili, che è arrivata a circa 800 milioni di euro. Quali sono le strategie che state operando su questo prodotto e in che modo poi si differenziano, diciamo, da quelle delle normali, insomma, gestioni separate in questa fase di mercato soprattutto? Grazie Stefano, grazie dell'invito. Forse non ricorderai che 5 anni fa proprio su questo palco abbiamo parlato del lancio, eravamo i primi a lanciare una gestione separata con fondo utili. Facciamo una sorta di déjà vu. Era una grande novità. Era una grande novità e devo dire che siamo stati forzati a usare una strategia diversa di gestione, non ci sono state storie, perché abbiamo creato un portafoglio in anni in cui mancava quello che è il cuore della gestione separata, la cedola. Sui mercati nel 2019-2020 non c'era un rendimento cedolare comprabile, adeguato per una gestione separata, pertanto lo strumento del fondo utile è stato usato ampiamente. Abbiamo usato strategie diverse nei tempi, all'inizio abbiamo sfruttato volatilità dei mercati obbligazionari e per realizzare plusvalenze e andare a creare una cedola artificiale, diciamo, ad aggiungere a quella naturale dei titoli. Poi dopo abbiamo iniziato a costruire un portafoglio di fondi alternativi che, intendiamoci, pesa il 4% del portafoglio, perché il tema della liquidità di cui parlava la collega è il tema in questo momento. Probabilmente con i commitment arriveremo a un 6-7%, però in questo momento mantenere liquida la gestione è l'elemento fondamentale. Sicuramente siamo stati molto aggressivi sulla parte equity, che per noi rimane marginale e tattica, ma durante l'anno viene usata ampiamente dai nostri colleghi per generare un plus valore che conceda quei 20-25 centesimi di rendimento che possa portare il rendimento di gestione separata a un livello più consono. Perciò sì, è stato molto utilizzato lo strumento del fondo utile in questi anni. Forse speriamo che negli anni prossimi, potendo col turnover di portafoglio reinvestire a livelli cedolari più elevati, possa diventare quello strumento di cui parlava ieri con un collega d'Intesa, credo, quello strumento che normalizza il rendimento di gestione separata, toglie le asimmetrie e dà proprio il senso della gestione separata, che è stabilità per gli assicurati alla fine. Grazie Ettore. Adesso vorrei stare ancora nell'ambito della gestione degli investimenti con Matteo Riccardi di Banco BPM Vita. Oltre alla risalita del rendimento BTP, insomma, che abbiamo parlato, anche i titoli di Stato dei paesi core dell'Eurozona sono tornati a fornire, diciamo, una buona remunerazione. Come state bilanciando voi la volontà da una parte di aumentare la redditività del portafoglio con i vostri obiettivi di ALM? Sì, grazie Stefano anche da parte mia dell'invito, è sempre un piacere. E naturalmente, e da questo punto di vista, la crescita dei rendimenti che abbiamo avuto negli scorsi mesi anche sul comparto governativo cosiddetto core è un elemento positivo per quanto riguarda i nuovi investimenti, e per due punti di vista penso maggiormente. Da un punto di vista di ALM o di gestione del rischio di tasso di interesse in modo più generale, come accennavi anche tu, e secondo per una migliore diversificazione del portafoglio. Per quanto riguarda il primo tema, quindi l'ALM e la gestione del rischio tasso, chiaramente il titolo di Stato Core è l'investimento da manuale per poter e riuscire ad avere un buon cash flow matching tra attivo e passivo, perché è chiaro che il nostro BTP può esporre la compagnia anche a un rischio spread, laddove invece i flussi di cassa del passivo non lo sono, almeno per come vengono valutati, e quindi per eliminare
questa fonte ulteriore di rischio, è chiaro che è meglio poter disporre dei titoli core per un'azione pedissequa di cash flow matching di tutte le scadenze, usando poi tutto l'altro spettro di attivi per eventualmente incrementare la redditività del portafoglio. E da qui vengo quindi al secondo aspetto che dicevo prima, cioè l'elemento di diversificazione che in parte è stato anche affrontato ieri in serata. Poter mettere al sicuro una quota di portafoglio investita in titoli di Stato core può poi permettere di bilanciare gli investimenti con altri attivi con un rendimento maggiore, evidentemente più rischiosi, ma che possono essere quindi acquistati senza avere sussulti negativi sulla solvibilità o comunque su altre metriche di misurazione del rischio, avendo appunto, ripeto, messo al sicuro una parte del portafoglio sui titoli di Stato core. Questa cosa abbastanza semplice e basilare, ovviamente fino a 18 mesi fa non era per nulla scontata, non si poteva fare data i rendimenti bassi se non negativi della componente core. Ecco, concludo però dicendo che e ovviamente poi il diavolo sta nei dettagli, come si suol dire, perché al momento, come anche questo mi sembra che in parte fosse stato accennato ieri, le curve dei titoli di Stato core o comunque le curve core sono inclinate negativamente. Per esempio guardiamo al Bund e quindi mentre il BTP per esempio mantiene una inclinazione leggermente positiva ancora la curva. Ecco, quindi evidentemente, dicevo prima, il titolo di Stato core è l'ideale per poter procedere a un cash flow matching preciso di tutti i flussi. Peccato che con la curva inclinata negativamente poi può essere meno redditizio sul momento andare a investire a lunga sui titoli core rispetto a scadenza breve. Ecco, quindi come in tutte le cose, la teoria e la pratica vanno poi misurate abilmente. Consiglio Zenobia affronterà il tema del ritorno dei rendimenti interessanti anche nel comparto delle obbligazioni corporate, insomma ne abbiamo già parlato anche in questi due giorni. Quali scelte state operando voi negli investimenti sui corporate bond per diciamo, la gestione del rischio di credito e anche di duration? Sì, grazie Stefano e un saluto a tutti. Sì, i corporate si confermano un asset class vincente per quest'anno, quindi noi a novembre scorso avevamo destinato circa il 30% della nostra asset allocation a corporate investment grade, stiamo ultimando gli acquisti e in linea di massima ci siamo concentrati su emissioni BBB, che ad esempio rispetto a una singola anno comunque ha registrato una performance di un punto in più. Abbiamo preferito finanziari, anche qui con un plus di circa 60 basis rispetto ad altri corporate bond. Abbiamo privilegiato la parte corta della curva, quindi un range di 3-5 anni e una leggera sovraesposizione ai paesi Italia e Spagna. Sono però diciamo, questi dati abbastanza come dire, ovvi e un po' scontati, nel senso che non sto dicendo diciamo così, nulla di nuovo. Il punto qual è? Cosa sta a monte nella decisione di allocare dei titoli con un certo profilo di rischio nei portafogli? Ad oggi ci troviamo in un contesto anche contabile nuovo, che l'introduzione degli FRS 17 implica di rivedere i modelli ALM, di ridefinire le asset allocation anche in funzione di nuovi indicatori, di nuovi KPI che necessariamente non possono tener conto soltanto di dati finanziari ma anche poi di impatti contabili. Siamo passati da un'analisi per portafoglio ad un'analisi per unit of account, quindi per tipologia di contratto. Quindi necessariamente bisogna integrare KPI come ad esempio la misura della sensibilità del contratto al service margin rispetto alla variazione del fair value degli attivi e dei passivi e ovviamente tanto più è positivo il mio CSM
tanto più sarà resiliente verso la volatilità dei mercati finanziari, quindi tanto più rischio posso permettermi di avere in portafoglio. Quindi può succedere che nell'ambito dello stesso portafoglio ci siano diverse tipologie anche di corporate in funzione proprio appunto delle singole unit of account. Indubbiamente questo nuovo contesto contabile implica un'attività trasversale sempre più come dire, intensa tra le varie funzioni coinvolte, quindi è fondamentale avere sinergie con il risk management, con gli investimenti, con la funzione bilancio, con gli attuari. E quindi c'è bisogno di competenze tecniche, siamo comunque anche in un contesto di bilancio IFRS completamente nuovo, quindi è stato un po' stravolto la lettura di un bilancio e l'impatto sul risultato economico, quindi c'è bisogno comunque sempre di più competenze e sinergie con tutte le funzioni coinvolte. Aprire adesso un capitolo dedicato un po' agli investimenti, insomma, nei fondi, e vorrei cominciare da Ettore Turrina di ITAS. Quest'anno è finalmente entrato in vigore anche, insomma, il principio contabile FIRS-R9 che porta, insomma, una rilevazione immediata a conto economico delle variazioni dei prezzi degli OCR. Quale impatto avrà, se l'avete già, insomma, immagino di sì, sugli investimenti nei fondi private equity e infrastrutturali delle compagnie? Ma sì, in effetti un altro elemento si aggiunge ai vari elementi che lavorano nella valutazione dei fondi. Forse non sarà così impattante da sostituire altre problematiche, nel senso, ora non è la nostra priorità questa. Quello che stiamo osservando, già anticipato prima, è la liquidabilità degli strumenti, perciò diciamo che questo è un elemento forse più importante in questo momento. E un altro elemento sicuramente significativo è la concorrenza che subiscono dai mercati pubblici in relazione fra rendimento e assorbimento di capitale. Il principio contabile ovviamente è un terzo tassello che andiamo a considerare. Io farei una distinzione fra fondi aperti e fondi chiusi, però, perché i fondi di private debt e i fondi di infra comunque hanno dimostrato di avere una volatilità inferiore rispetto ai mercati, perciò tutto sommato potrebbe non essere dirimente questa necessità di portare a conto economico la valutazione, mentre si potrebbe pesare un po' di più in tema sui fondi aperti, soprattutto fondi aperti che hanno magari una componente, infatti abbiamo visto un calo nei bilanciati per esempio, una componente su strumenti che si possono comprare in modo più efficace direttamente e trattare in modo più efficace a livello contabile. Come Ticagna vorrei invece osservare, insomma, sempre nell'ottica di aumento della diversificazione sia in Italia che a livello europeo, insomma lo abbiamo visto anche ieri anche con la nostra survey, è cresciuto sempre di più, insomma, l'investimento nei fondi di private markets da parte delle compagnie. Quali sono le considerazioni che state facendo voi oggi riguardo proprio alla quota, diciamo, dei prodotti alternativi che avete in portafoglio? Allora, a livello di target non l'abbiamo modificata, quindi come dicevo prima la strategic asset allocation di base non è stata modificata. A livello di invece azione, chiaramente sperimentando noi in questo momento una riduzione delle masse gestite, ci troviamo a dover fare una sorta di ribilanciamento, quindi per riuscire a mantenere il target e in un certo senso dobbiamo o smettere di come dire, bloccare i commitment che non fossero ancora stati richiamati, piuttosto che magari andare a vendere chirurgicamente alcune posizioni dove risulta possibile. Allora, avendo noi il pieno controllo sia negli veicoli che vengono costruiti apposta per il gruppo Zurich, appunto, quindi Zurich è dentro al 100% in questi veicoli, quindi ha un controllo abbastanza forte sia sul lato appunto delle singole linee all'interno dei fondi, sia anche alle modalità con cui queste e ai controlli che vengono effettuati di tempo in tempo per il minutaggio del rischio e del fatto che siano sempre i progetti che sono stati finanziati siano sempre comunque validi, è chiaro che lì possiamo andare chirurgicamente ad andare a toccare una specifica linea e questo ci dà più flessibilità in casi di difficoltà come questi.
cioè diciamo che il valore di queste cose così personalizzate sta venendo fuori adesso, insomma, in questo, cioè si sta toccando con mano il fatto di poter appunto intervenire non orizzontalmente ma su specifici punti, perché l'altra cosa su cui stiamo lavorando è tutto questo diciamo ribilanciamento marginale, perché comunque noi eravamo già a target, non è che stiamo facendo dei movimenti importanti di cambiamento ma tutto questo, però la cosa importante è che dobbiamo farla in coerenza con quanto abbiamo anche dichiarato al mercato come obiettivi di carbon reduction alla fine del 2024, quindi non fra pochi mesi. Quindi diciamo che all'interno delle single asset class questo ribilanciamento, la scelta di quali titoli vendere e quali eventualmente ricomprare è molto condizionata dal fatto che appunto dobbiamo fare la delivery al mercato di questa nostra dichiarazione, che è appunto la riduzione del 25% della carbon emission del portafoglio equity, del portafoglio credito e del 30% del portafoglio del real estate. Quindi anche quello si combina e diciamo che contribuisce ai movimenti che stiamo facendo all'interno anche della parte di private asset. Stiamo ancora sul mondo dei fondi, andrei da Matteo Riccari, perché volevo capire quali sono, diciamo, le possibili conseguenze sull'allocazione in OICR in questo un po' contesto, diciamo, combinato tra minusvalenze latenti, riscatti, necessità di mantenere un adeguato livello di liquidità. Quindi qual è un po', diciamo, le conseguenze sul mondo dei fondi e se guardate di più agli investimenti in fondi chiusi o in fondi aperti? Chiaramente in un contesto in cui la liquidità è diventata importante e quasi cruciale, e in una situazione in cui i riscatti aumentano, il fondo aperto lascia maggiori flessibilità. Poi è chiaro che la considerazione va effettuata considerando il portafoglio a 360 gradi, quindi considerando anche tutte le altre componenti. Se la componente non investita in fondi, quindi investita in singoli titoli, è già sufficientemente liquida, è possibile spingersi un po' di più sul comparto dei fondi chiusi. E concordo con quanto diceva poco fa la collega, che anche per noi il tema non è tanto la liquidità e la liquidabilità del portafoglio, che c'è, e per fortuna, e anche nel nostro caso sarebbe possibile vendere tutto in tempi relativamente rapidi. Il problema sono poi le eventuali minusvalenze che vanno a generarsi in caso di necessità di vendite e per far fronte a riscatti inattesi. Ecco, e quindi il tema della liquidità va esaminato sia rispetto ai singoli fondi ma anche rispetto al totale del portafoglio. Va poi considerato, come hanno anche detto in parte i colleghi prima, il tema contabile, perché chiaramente la volatilità che può essere indotta sul bilancio da un fondo che ha la quota giornaliera è maggiore rispetto alla volatilità che può essere indotta da un fondo chiuso che ha la quota più diradata. Anche qui, però, per non fare come gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia, non è detto che il fondo chiuso sia totalmente immune da sorprese negative, e protegge nel caso in cui ci siano picchi di volatilità sul mercato temporanei. Se gli aggiustamenti del mercato sono strutturali, evidentemente anche il fondo chiuso poi si adegua e magari arriva l'effetto sorpresa tutto in un colpo, che può essere ancora peggio per certi versi per chi come noi poi deve spiegare la situazione in un comitato investimenti o in un CDA. È meglio dare le notizie in modo graduale che portare la bomba tutta in un colpo. E terzo tema, però anche qui da un punto di vista della considerazione contabile va esaminato il portafoglio nel suo complesso, perché se ai fondi chiusi si sommano componenti elevate di titoli liquidi ma immobilizzati, quindi
tenuti liquidi da una classificazione contabile, resi liquidi da una classificazione contabile, e anche questo, una componente elevata di immobilizzati penalizza un ulteriore investimento in fondi chiusi da un punto di vista contabile. Ultimo e concludo, è banale, però va detto, e poi è necessario esaminare l'asset class di riferimento sottostante al fondo, che poi guida come forse parametro principale le nostre scelte di asset allocation. Nello spettro del credito, che è stato ampiamente affrontato anche ieri, la considerazione tra un fondo aperto tipicamente, quindi di obbligazioni in mondo corporate, finanziario o non finanziario che siano, quotate, va poi messo a confronto con un fondo sempre in mondo credito, per mantenere, diciamo, un confronto più o meno omogeneo, che investe in private debt, che è tipicamente un fondo chiuso. Ecco, quindi va esaminato anche chiaramente l'aspetto dell'asset class sottostante. Chiuderei questa tavola rotonda con Simona Zenobi. E, insomma, l'allocazione unitaria della vostra compagnia è abbastanza variegata, sia dal lato, diciamo, degli investimenti tradizionali che di quelli alternativi. Su quali tipologie di fondi prevedete di aumentare la quota in portafoglio e in quali pensate di ridurla nei prossimi mesi? Sì, abbiamo un portafoglio abbastanza variegato, soprattutto sulla parte dei fondi liquidi. Abbiamo un'esposizione ad oggi di circa l'8% sulla parte alternativa, distribuiti tra fondi di private equity, private debt, real estate, infrastrutture. Contiamo di ridurre un po' l'esposizione per i prossimi anni. Sul portafoglio vita già quest'anno abbiamo deciso di non allocare flussi sul comparto degli liquidi per ovvi motivi di contrazione dei flussi. Sul portafoglio danni, anche lì magari se ne è parlato un po' meno, però anche lì comunque ci sono gli effetti di un'inflazione che hanno degli impatti comunque sull'aumento del costo dei sinistri. Quindi con molta cautela e anche sulla base appunto dell'indicatore di liquidabilità che solitamente noi analizziamo ogni qualvolta che decidiamo di destinare dei flussi ad investimenti illiquidi, qualora ci fossero le condizioni per poter proseguire ad investire su questa asset class, lo faremo sicuramente sul portafoglio danni. Al momento sul portafoglio vita preferiamo comunque restare molto liquidi, quindi reinvestiamo soprattutto su fondi monetari che comunque hanno una buona retribuzione, ci permettono comunque di sostenere la redditività del portafoglio, nello specifico anche i rendimenti delle gestioni separate, e non prevediamo al momento di allocare ulteriori flussi su questa parte di asset, che comunque, oltre ad avere un problema appunto proprio di liquidabilità, non nascondo che c'è un tema anche proprio operativo di gestione, di monitoraggio, di presidio su questa tipologia di asset, che, come dice appunto l'IVA, sono asset complessi ed è complesso anche il relativo monitoraggio. Quindi ci sono ad oggi fortunatamente rendimenti altrettanto, come dire, interessanti, benché io creda che comunque sia sempre un ottimo strumento di diversificazione il fondo alternativo. Però ad oggi siamo anche in una situazione comunque importante di contrazione flussi, e quindi dobbiamo con una certa attenzione e prudenza allocare su questi asset i flussi. Bene, abbiamo terminato anche questa tavola rotonda, guadagnando ancora qualche minuto, quindi vi ringrazio di cuore, lasciatemi quindi ringrazio gli autori e relatori, grazie a Simona Zenobi, Ettore Turrina, Betty Candia e Matteo Riccardi per la loro preziosa collaborazione. Grazie.